Bella a tutti ragazzi, qui è Jack Black e sono in compagnia di Breaking Point 14. Salve a tutti Breakers, oggi siamo sul mio canale per registrare Scribble Notes Unmasked che vi avevo promesso. Porca troia, non questo è il quinto episodio. Non vedevo l'ora. Se andate avanti vediamo fin dove. Oh wow, c'è un autobus. Scendiamo subito. No, aspetta. Cosa cazzo sono? È servito, fidati. Lo sappiamo io e i miei fan. Nell'episodio successivo. Precedente. Vaffanculo. Ragazzi, allora, noi ci trovavamo ad Arkham. Vaffanculo. Abbiamo fatto la strike di Arkham. In realtà dobbiamo. Vedi? Dobbiamo andare qui, a Metropolis, per forza. Però guarda, sono simbolo della strike. La strike sta a Doha. Sì. L'abbiamo fatta. Non l'abbiamo fatta a Metropolis perché il sindaco non l'abbiamo trovato. Giusto. E chi ha visto l'episodio 3. Cazzi, no, in realtà era l'episodio. No, era proprio l'episodio. Togliamo 3. Quello proprio dal ragazzino. No, perché è tanto figo. Guarda là, sembra quasi un film horror. Vai, uso il mouse così non. Cos'è questa mia città? Cos'è? È l'ora che era! Si è svegliata la città, che succede? Cos'è? Cioè bisogna niente, aiuta a Sam. Oh, ok. Andiamo. Come cazzo è tu? Andiamo a Sam. Passiamo. Ah, oh, ecco la nostra. Prima che muore. Qual è il mio palla da bowling? Il mio palla da bowling? Il mio? Dove cazzo la vedi? Là dentro ci sta una scatola! Non è una palla da bowling. Bene. Vabbè, andiamo. Buttiamoci! Palla da bowling! Palla da bowling! Gavetta, si vuota. Wow! Bene, in una gavetta! Sì, sì, non so nemmeno cosa sia una gavetta, ma va bene. Ho brutti ricordi di questo posto, in realtà. Tutto scomparso è stato ritrovato, ragazzi. Facciamo subito la strike. Andare alla sauna a vedere che cazzo fa. Prenderò il rust. Che cazzo succede? Oh, ma che cazzo è? Fai forbici co. Basta, il resto non lo scriviamo. Il resto non lo scriviamo perché, cioè, insomma, avete già capito a che oggetto io mi sto riferendo. Ma vaffanculo, lui c'è laser. Oh, ma porca troia. Ti stai fermo? Ti stai zitto? Eh? Devi stare zitto. Devi soccombere alle forbici colossali. Guarda le forbici. La smetti con quel cazzo di laser schifoso prima che prenda un carro armato indistruttibile. Ok, aspettate, ho un'idea. Scusa, doppelganger. Robosauro. Invincibile. Volante. Vediamo. Adesso sarà il top. Allora, dove sono io? Oh, non ci credo. Dai, fatti sotto. Faccio la culo. Fatti sotto. Fatti sotto. Olè, fatti sotto. Faccio la culo. Oh, faccio la culo e sconfitto. Oh yeah. Dai, la resta della difesa. Eccellente. Facciamo la strike. Sono dei pro del cazzo. Oh, sto attaccando la strike. Superman vs Lex Luthor. Questo. Oh, wow. Questo sarà la battaglia decisiva per Metropolis. La sua salvezza. In al Daily Planet. Sono un grido d'aiuto. Maxwell, ed ecco. C'era Maxwell che urlava. Clark. Non esperimenti in assoluto con un sabbio di nome metallo. Ah, wow, ok. Bello. Pensavo si chiamasse legno, ma va bene. Ha preso in ostaggio Lois Lane e Jimmy Olsen al Daily Planet. Se sì. Devi trovare lo strato, ma in questo momento ci sono delle vite in gioco. Gli ostaggi sono stati legati a degli esplosivi. Potessi salvarli con la super velocità. Non posso avvicinarmi abbastanza perché l'ex si tutito. Il suo cuore con la criptonite, wow! Bug! Gli scorre criptonite nelle vene! Deve attirare il metallo fuori dall'edificio in modo che io faccia in tempo a salvare Lois e Jimmy. Dobbiamo prenderlo vivo, così potrei interrogarlo. Vabbè, meglio noto come doppelganger, ma va bene. No. Vieni a prendermi super sciocco! No, quelli sono i barilotti. Libera gli ostaggi metallo, nessuno deve farsi male. Cazzo che ti frega. Vuoi vedere cos'è che fa male?
Vuoi vedere cosa che fa male? Un pezzo di legno gigante. Un lanciafiamme. No, viola. Colossale. Viola. Viola di legno. Vuoi sapere cosa fa male? Metallo. Ti faccio vedere io cosa fa male. Cazzo, non sono più volante. Vai, che ce la faccio cliccare su di me? No, ovviamente non ce la faccio. Catroia! Senti, rimuovi. E poi riprendi. Volante. Il lanciafiamme viola è uno degli oggetti che rimarrà nei nostri cuori, insieme alle forbici, ai carri armati. Questi sono gli oggetti con cui la nostra cultura senza di essi non avrebbe senso. Mi dispiace ostaggi, ma sono... Oh wow. Non sei stata uccisa. Ok, qualcosa mi dice che abbiamo sbagliato. Qualcosa. Ma giusto un'esplosione. Questo qualcosina, dai. Sì, dai, grazie al cazzo. Sì. Sì, me ne potti il cazzo. Vedi se poi tasto destro, qualche tasto medissimo. Ragazzi, allora, che fare tutto il percorso. Ho un'altra idea. Ho un'altra idea, Era buona l'idea comunque, lanciafiamme, solo che dovevamo inquadrare bene senza farci uccidere. Ma adesso ho un'altra idea. Adesso ho un'idea che sicuramente li inquadrerà bene. Allora, intanto dobbiamo metterci volante perché sta in alto rispetto a noi. Volante. E dobbiamo creare un fucile. Fucile nucleare. Fucile, in realtà l'arma da fuoco intendevo. No, va bene. Va bene. È uno shotgun, pensavo più ad un sniper rifle. Nella quarta puntata abbiamo notato che l'RPG di Call of Duty esiste nel gioco. Quindi se proprio ci servirà ne. Quali strani rumori? Cosa è successo? Non so. Ah, ok, è esploso, non mi ha fatto un cazzo. Ma è scoppiata una nuke. Ok. Noi dobbiamo inventarci qualcosa. Non mi preoccupate. Kyogre. C'è Kyogre? No, mettiamo un Cole. Oh wow. Oh, dai che vince Cole. Guarda! No. Oddio. Se vince Cole. Ma io guarda che metto Cole. Cole inarrestabile. Inarrestabile. Ma ragazzi, Cole inarrestabile. Adesso saremo veramente Sì, adesso è nella merda. Con metallo. Due Cole addirittura. Guarda. Andiamo a fabbricare i Cole, va bene. Sì. Ma guarda che fregnoni. Mamma mia! Ecco. Seguiamo la lotta, ragazzi, il match di WWE. Oddio. Funziona, no, stanno scappando. Ma che pezzi di cazzo. Ma dai, ma dobbiamo anche farli in tempo. Dillo prima, cazzo. Ragazzi, peccato di start, tipo impossibile. Vabbè, no. Diciamo, se non c'è sta cazzo di intro. Rieccoci. Niente, non lo so. Mettiamo di noi oddio. Lanciafiamme. Questa tastiera non dura fino ai 1000 iscritti di Jack Black. Lo esatto, dico. Lo dico. Allora, andiamo. Con lanciafiamme è normale. Va bene, a noi ci va bene. L'importante è applicare. Mettiamo un applicaggettivo volante al lanciafiamme, così almeno sarà problemi in meno. Guarda che figata. È la nostra nuvola speedy questa. Vi ricordo, dovremmo essere molto precisi. Andare. Ma che cazzo? Ma è tipo impossibile! C'è un'idea! Vai! Fammi prendere un attimo il comando della situazione. Ragazzi, guardate la mia mano santa cosa farà. Vai, scrivi. Piccione. Gigante, è tornato dal primo episodio. Gigante, vai. C'è il gigante. Ah sì, piccione gigante. Sì. Cavalchiamolo. Sali. Dopodiché. La nostra catena. No, ma perché? Vai. Fidati, so tutto. Catena, vai. Catena. Ma non cadrà.
strumento. Uno dobbiamo attaccare al nostro. Voi vogliamo fino al bastardone. Applica aggettivo veloce. Supersonico. Vai, adesso vai, vai. Cavalchiamo le onde. Le onde del cielo. Ok, dobbiamo attaccare. Secondo attacco. Lega. Adesso andiamo, vai, scappiamo. È morto il piccione. Oh mio Dio! Allora! No, ci sono era un'idea stupida! Era un'idea stupida, ok? Invincibili! Dorate! Mannare! Stavolta non le userà Batman, ma le useremo noi. Le forbici definitive. Ah, se non fosse che anche queste esplodono, quindi è un problema. Non so come salvare la situazione per chi se lo stesse chiedendo. Ma un modo lo troveremo sicuramente. Le forbici possono fare di tutto. Anzi, sai che ti dico? Ne creiamo delle altre, magari stavolta non ballistiche. Ci mettiamo forbici colossali, dorate, invincibili. E basta. Vai ragazzi. Guarda che fighe. Questa è la persona che non si suicidia. Vuoi farti il fregno? Vuoi farti il fregno con me? Io ho delle forbici verdi. Attento alle casse, non far esplodere. Sembra che non dobbiamo colpire le cazzo di casse, lui ci si sta nascondendo. E questo ne dovremmo creare delle altre di forbici. Aspetta, cazzo, aspetta un attimo. Aggettivo immortale, mi era venuto in mente un'altra cosa. Ragazzi, indistruttibile. Speriamo che valga anche una gara forbici contro il tempo, visto che il video ma secondo me con guarda non è che erano immortali. No, dobbiamo creare delle forbici indistruttibili, ma noi siamo immortali. Sì, no, adesso noi siamo immortali. Solo il problema è che devo salvare gli ostaggi che non lo sono. Ti credi fregno? Allora anche io comincio a cascettare come te. Ma vai. Ma cos'è questa battaglia? Vai cazzo. Le forbici contro il metallo, ragazzi. Le forbici non sono fatte di metallo, perché se lo stesse chiedendo. Ragazzi, oh, si sono rotte? Non me ne frega, ti colpisco testato. Ma guarda con le testate di mazzo. Buh, 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 bam, bam, quack, pow. 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 È un teletubbies. Guardare la grande potenza delle forbici. Sì, le forbici però si sono rotte, nonostante erano indistruttibili. Ma il metallo mi ha rotto il cazzo ed è giunta l'ora di una super battaglia, ragazzi, a testate contro metallo. Quando si dice prendere a testate la porta, prendere a testate i muri, no, Max prende a testate il i cyborg. Stai dicendo? Quanto cazzo muori? Sta per cazzo morire. Muore. Ecco, è morto. Oh! Grande battaglia. Metallo è stato sconfitto. Cosa significa? Ragazzi, un secondo, ragazzi. Ragazzi, forse abbiamo trovato la soluzione. Speriamo che funzioni. Sì. 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 Oh. Ottimo lavoro, Maxwell. Direi dopo ore e ore di. Oh, finalmente risalva. Che Superman, che tempismo. Questo è da dirlo. Sì. Ha un tempismo eccezionale, ora siete al sicuro, grazie a Maxwell. Questo merito nostro, non di Maxwell. Accidenti. Vabbè. Non mi va di vedere. No. No. Maxwell, qua su. Cosa c'è? Intanto è stato, come vedete, è stato imprigionato. È vabbè stato ragazzi, manettato. Direi che ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che continui da qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Il prossimo episodio penso sarà sul canale di Raniele. E Jack questa Black. Battaglia epica rimarrà nei nostri sì, cuori. Sì, sicuramente, anche se non andava bene. Va bene. Direi che possiamo salutarci. Ciao a tutti.